E adesso Lorenzo cambiamo totalmente argomento perché ci gustiamo l'approfondimento curato da Nico Centurame dedicato alla festa regionale che si è svolta a San Gabriele degli Alpini. Ben ritrovati amici di pomeriggio, oggi siamo ad Isola del Gran Sasso per seguire il 32esimo raduno degli Alpini che si terrà qui nel comune montano fino ad arrivare al santuario di San Gabriele dell'Addolorata. L'evento vedrà la partecipazione di circa 10.000 alpini di tutta Abruzzo, ma provenienti anche da varie parti d'Italia ma anche dall'estero. Il corteo, che partirà tra pochissimo, avrà luogo nella piazza del centro storico di Isola del Gran Sasso per arrivare poi in santuario, dove ci sarà la messa in ricordo dei caduti della campagna di Russia del 1942, la messa che sarà presieduta dal rettore del santuario di San Gabriele dell'Addolorata, padre Raffaele De Fulvio. Ricordiamo che nel mese di luglio ci sarà un evento molto importante a Montorio al Vomano che vedrà la partecipazione appunto degli alpini, ma ora concentriamoci su questa giornata, venite con noi. Sergio Comin, capogruppo della sezione di Treviso degli Alpini, quest'oggi siete venuti ad Isola del Gran Sasso per una manifestazione molto importante che si ripete tutti gli anni. Siamo venuti qui per commemorare i caduti della battaglia di Salene Yar, il battaglione Aquila, il Vicenza e il Valcismon. Hanno potuto con la loro immolazione rallentare l'avanzata dei russi, che altrimenti, se avessero fatto questo rallentamento, avremmo preso tutta l'intera armata dell'Armir. Grazie a questo sacrificio sono riusciti a salvarsi più di 30.000 militari, alpini soprattutto, e anche altri militari, grazie anche al proverbiale e generale Re Berberi, che con la frase avanti Tridentina è riuscito a sfondare a Nicola Iecca, e lì si sono potuti salvare tutto il resto dell'armata dell'Armir.
compreso gli alpini naturalmente. Siamo qui per ricordare, perché parliamo anche della battaglia di Nikolajevka. Noi abbiamo lì a Treviso il 27-28 di ogni anno, diciamo, una celebrazione eccezionale, battaglia di Nikolajevka. Poi abbiamo anche un nostro socio che è nato in Russia e ha costruito un manufatto che rappresenta gli alpini in ritirata con la mula e anche il sergente di Rigoni Star. Quindi per dire che noi come alpini vogliamo trasmettere questi valori e questo sacrificio per non dimenticare. E noi siamo la fanfara della, regionale della sezione Abruzzi. Questa è una fanfara che c'era già da tanti anni, è stata ricostituita 13 anni fa dal sottoscritto, e tutti gli anni noi facciamo San Gabriele, facciamo le manifestazioni nazionali, giriamo un po' tutta l'Italia. Siamo stati anche in Romania a fare beneficenza a case famiglie, dove abbiamo portato tantissima roba per questi bambini che avevano bisogno. Faccio parte del battaglione Alpini L'Aquila, il gruppo storico, e l'uniforme che rappresento è quella del battaglione War Kamba, operativo in Africa orientale dal 1935 al 1942. Peraltro facente parte della divisione Busteria, nella quale anche militavano soprattutto alpini abruzzesi, apposta sono qui. Porto un Breda 30, era una mitragliatrice, questa qui era di accompagnamento alle truppe. Abbiamo partecipato innanzitutto a tutti quanti i raduni del battaglione, abbiamo partecipato naturalmente qui a Isola del Gran Sasso, siamo stati presenti sia alla messa in Duomo a Milano, istituita da Giuseppe Prisco, che peraltro è stato un tenente del battaglione L'Aquila, della Iulia soprattutto, e poi peraltro siamo stati presenti in tutti i raduni nazionali da Trento in poi. Io sono Michele Mastrantonio, sono responsabile delle armi, uniformi ed equipaggiamento del gruppo storico Battaglione Alpini L'Aquila. È un gruppo che è nato subito dopo la Dunata Nazionale dell'Aquila del 2015 e si ripropone di rievocare la storia degli alpini utilizzando tutte le uniformi che sono state adottate dal corpo dal 1872, anno della fondazione, sino ad oggi. E questo con lo scopo di cercare di creare una continuità storica nel corpo degli alpini, nel commemorare le gesta degli alpini e soprattutto i loro valori per poterli trasmettere alle nuove generazioni. E inoltre nel nostro intento è anche generare un fattore emozionale piacevole in tutti gli alpini che assistono alle sfilate, perché loro rivedranno le uniformi che hanno indossato durante il loro servizio. Ecco perché abbiamo deciso di adottare le uniformi fino ad oggi, perché in questo modo gli alpini congedati possono avere un po' come una sorta di tuffo nel passato, sempre piacevole, e rivedere l'uniforme che hanno utilizzato nel loro servizio. Quest'anno cade il 70° anniversario dalla nascita della sezione di Isola dell'ANA, quindi è un evento straordinario, importante, che si fa, come dice sempre l'ANA, si fa grazie alla presenza di San Gabriele. L'anno scorso è stato il primo anno dopo il Covid e vennero oltre 10.000 persone, quest'anno comunque non saremo da meno. Ci dà visibilità, che è quella che conta tantissimo per noi, perché effettivamente veniamo un po' in secondo ordine e noi ne abbiamo bisogno. Soffriamo meno dei comuni più piccolini intorno a noi dello spopolamento e soprattutto anche della riduzione delle nascite, e questi eventi, diciamo, arricchiscono e ci danno la possibilità, oltre che trasmettere la memoria ai ragazzi, ma anche di, diciamo, di riportare la gente, di farci conoscere, e speriamo di far ripartire anche quello che può essere il turismo, che è la nostra vera forza. È un raduno regionale, però vediamo qui anche sezioni provenienti da varie parti d'Italia e anche dall'estero alcuni. Questo è un motivo di vanto per questo? Sì, assolutamente, ha una valenza nazionale, anche se regionale ha una valenza nazionale,
e questo ci fa molto piacere. Noi veniamo tutti gli anni, come veniamo qua andiamo anche a altre parti per onorare queste battaglie, questi caduti, i nostri morti. Ecco, anche il vostro viaggio dimostra l'attaccamento alla penna nera da parte degli alpini. Certo, certo, è proprio quello, l'unione che abbiamo, e poi è anche un modo di stare assieme, no? Di passare 2 o 3 giorni assieme e conoscere altri alpini, altra gente. La nostra sezione è soprannominata la Cita, la piccola, perché è piccolina. È una sezione molto vecchia, poi per altri motivi è stata chiusa per un po' di tempo ed eravamo aggregati ad Alessandria. E poi per fortuna abbiamo di nuovo ripreso, comunque abbiamo 97 anni di storia. E sono tanti. E non è poco, vero? E non è poco. È una manifestazione molto importante, gli alpini danno un contributo grandissimo al nostro paese, l'abbiamo già visto in tantissime occasioni emergenziali, per cui ogni anno partecipo a Isola, ma partecipo ovunque loro organizzino, perché bisogna veramente sostenere gli alpini sempre, perché sono veramente importanti per la nostra nazione. Ecco, lei che rappresenta un comune dell'interno, insomma, queste manifestazioni sono molto importanti per dei comuni che comunque devono risollevarsi. Assolutamente sì, sono manifestazioni importantissime, anche noi a Castel Castagna facciamo ogni anno da oltre 25 anni una manifestazione similare. Sono manifestazioni importantissime perché da un lato chiaramente rinsaldano i rapporti di amicizia che ci sono tra i vari paesi e tra i vari gruppi alpini, e dall'altro importantissime perché portano tante persone sui territori, è un momento di aggregazione, è un momento in cui veramente i valori alpini vengono rinsaldati. Per noi è un onore portare il nostro gonfalone in questa occasione, lo facciamo ormai da anni e oggi ho la fortuna di rappresentare il mio comune, il sindaco aveva un impegno, quindi con piacere ci sono io. E con onore ci sono io. Noi a Besciano abbiamo un gruppo veramente attivo di Associazione Nazionale Alpini, è un gruppo di volontari che ogni anno si rinnova, per fortuna abbiamo ragazzi che si avvicinano a questo gruppo e lo abbiamo toccato con mano quanto è importante. Noi durante il periodo del terremoto, la neve, quindi 2016-17, purtroppo gli eventi così drammatici che hanno colpito questa zona, abbiamo toccato con mano l'importanza del loro servizio. Sono stati a fianco non solo della nostra comunità, ma anche delle comunità vicine. De Angelis, capogruppo del gruppo alpini di Montorio Alvomano. Siamo qui oggi per ricordare tutti i caduti di tutte le guerre in questa manifestazione che vede Isola da 30 anni e più protagonista nel nostro territorio, nella nostra provincia. Mi onoro di poter affermare che a luglio di quest'anno, il 5, 6 e 7, nel nostro paese il nostro gruppo organizzerà il raduno sezionale. Altro evento di pari portata di questa manifestazione che vedrà nuovamente il territorio nell'occhio dell'attenzione del regionale e nazionale. Invito tutti a venire a Montorio anche perché a distanza di 20 anni riorganizziamo la manifestazione raduno sezionale con alcune novità, visto che il nostro paese sta avendo un momento di riscoperta, nel senso che ci sono nuove attrazioni che si stanno preparando, il paese sta avendo un volto nuovo e si sta
avviando verso il nuovo futuro. Nell'ambito della nostra manifestazione ci sarà un'ulteriore manifestazione con la partecipazione di cori da tutta Italia, cori sia alpini che tradizionali, locali. Quindi rinnovo di nuovo l'invito a tutti di venire a Monte Oralvo Mano il 5, 6 e 7 luglio. Abbiamo fatto un striscione prima, alla memoria del 1934, è stato fatto il gruppo nella sezione di Latina. Ecco qua, noi veniamo sempre, siamo sempre presenti. Latina, abbiamo fatto la donata del 2009 e abbiamo avuto una bella massa di gente. E noi qua, sempre venuti qua, perché a noi ci piace proprio essere presenti. Ecco qua, noi, i nostri genitori non ci sono più e portiamo avanti sto gruppo del Bontello. Io avevo un papà che aveva fatto la guerra, mi raccontava le cose, però me ne pure scordo perché sono tanti anni che mamma. Comunque è un orgoglio venire, è una soddisfazione grande per tutti quanti del gruppo. Per noi del gruppo di Borgo Montello, della sezione di Latina, è un evento, ce l'abbiamo proprio nello scadenziario nostro, Isola del Gran Sasso, San Gabriele, e noi, non so, saranno una quindicina d'anni che veniamo sempre, ogni anno. Il gruppo è sempre abbastanza compatto, c'è stato qualche ricambio, c'è stata qualche assenza per forza maggiore, però insomma è molto molto unito, da come si vede anche dalla rappresentanza che questa mattina siamo qui a Isola del Gran Sasso. Siamo partiti presto questa mattina, abbiamo fatto già colazione, eccetera eccetera. Comunque noi diciamo che siamo gli amanti degli alpini, perché sarebbe una cosa che porta e mette a posto tutte le coscienze, tutte quante le varie dicitudini che ci stanno in giro per il mondo, chi dice una cosa, chi ne dice un'altra. Quando arrivano gli alpini portano serenità, allegria, e pertanto credo che quando arrivano gli alpini in tutto il mondo, poi lo vediamo, no? In tutto il mondo, quando c'è qualche malaugurata disgrazia in giro, ci sta sempre l'alpino lì pronto. Ecco, questo è il messaggio che possiamo dare noi ai giovani, alle nuove leve, che dovrebbero avere più, come si dice, amore per questo gruppo. Noi di Latina, che non ci sono le montagne, ci sono le colline da noi, noi abbiamo il mare e abbiamo fatto abbiamo avuto nel 2009 la Donata Nazionale degli Alpini, nel 2009. Una delle più belle detta dagli altri, non da noi, che negli ultimi 20 anni. Io dico bene San Gabriele e Isola del Sasso, grazie a voi, e ringrazio anche dal gruppo Alpini di Borgo Montello, Latina. Tanti auguri a tutti. È una giornata bellissima. Io ringrazio tutti gli abruzzesi, logicamente, perché ci hanno accolti in una maniera stupenda, veramente, e ringrazio veramente tutti quanti, perché veramente ci sono amici. Da dove? Da Bari. Da Bari, vabbè, io sono parmigiano comunque, lui è un bresciano, però insomma siamo internazionali, siamo diventati tutto quanto. L'importante è quello, ritrovarci sempre è la cosa più bella che possa esistere. Questo qua, grazie a tutti gli amici alpini, veramente. Sono di Camerino, Renato Caprorossi, e c'è da ringraziare il santuario qui che c'è. San Gabriele. San Gabriele. E questa bella giornata, che si fa, questa cerimonia, questa commemorazione viene fatta tutti gli anni. C'è una bella partecipazione, noi fedelissimi alpini. Ricorrenza dell'81esimo ritiro dei nostri alpini in Russia, della guerra in Russia, e in occasione ci siamo venuti pure noi da Camerino, bel pullman, va bene.
quest'oggi quel nostro santuario ospita l'annuale raduno degli alpini organizzata dalla sezione di Iso del Gran Sasso. Sono tanti gli alpini che partecipano a questo evento, ormai dal 2001, quindi sono 23 anni che si ritrovano qui nel santuario ed è in questa cornice del Gran Sasso in cui ricorda le grandi faticate nel dover salire su queste grandi vette, ricorda le loro attività, le loro missioni, il loro impegno, e viverlo qui in questo santuario, in questo luogo dove la devozione, l'amore per San Gabriele li ha tenuti legati, uniti alle loro radici, alla loro vita, è sempre un momento molto bello, molto significativo, e anche noi come santuario siamo ben lieti ad accoglierli per poter vivere pienamente questo giorno nel nome del Signore, e vogliamo aiutarli a sperimentare, a gustare la gioia dell'incontro con il Signore, una gioia che deve essere segnata dalla benedizione, dall'incontro con l'amore del Signore, perché il Signore con questo suo accogliere, con questo suo parlare ai cuori dei nostri fedeli, possano anche loro trovare gioia, possano trovare anche loro luce e speranza per la loro vita.